Ciao ragazzi, vlog post Inter Milan 1-0. C'è molta tensione nel prepartita, ognuno la scarica a modo proprio, c'è chi ascolta musica, chi mastica un chewing gum e chi invece... Vabbè, diciamo che... Cerco un varco! Intanto Barbara Berlusconi lancia sguardi languidi a Condobbia, che apprezza e ricambia. A proposito di spalti, a San Siro per vedere la partita c'è gente come Shevchenko ed Eto'o, e quindi possiamo dire che il tasso tecnico presente in tribuna era molto più alto di quello presente in campo. Inizia la partita e nei primi minuti di gioco Luis Adriano si divora due gol di fronte ad Handanovic, ricordando un po' il Robinho dei bei tempi. Al 22esimo, tragedia assurda, viene ammonito Abate. Starete pensando, tragedia assurda, esagerato. No, che esagerato, ce l'ho la fantacalcio. Al 39esimo, gran botta di Jovetic, ma la palla esce fuori. Al 42esimo, scopro che Honda stava giocando semplicemente perché viene ammonito. Apro e chiudo parentesi sulla vergognosa lentezza di Honda. È così lento che vicino a lui Montolivo, minchia, sembrava Usain Bolt. All'ultimo secondo, grande occasione per Icardi, ma Diego Lopez salva tutto. Finisce così un primo tempo dalle pochissime emozioni. A inizio ripresa la situazione non cambia, ritmo sempre lento e prevedibile, ma al 62esimo Guarin decide di farsi una bella passeggiata, palla al piede, il centrocampo del Milan era ancora negli spogliatoi, prova il tiro e trova l'angolino alla destra di Diego Lopez. 1-0 per l'Inter. Nell'esultanza viene esposta una maglietta con dedica a Max, ma Max non apprezza. Al 62esimo cambio nel Milan, esce Bacca ed entra un carichissimo Balotelli. Così carico che dopo 60 secondi ci sono già le prime scintille con Felipe Melo. Strano peraltro, di solito sono due personcine molto tranquille. Al 69esimo Jesus esce in barella, ma ho letto su internet che non è nulla di grave, fra 3 giorni dovrebbe resuscitare. Al 78esimo gran tiro di Balotelli, ma il suo bolide colpisce il palo esterno. Altro cambio nel Milan, esce il pippone Honda ed entra il super pippone Cerci. Poco dopo altro bolide di Balotelli, ma Handanovic respinge in calcio d'angolo. All'85esimo entra Ranocchia e lì vi giuro che ho sperato nel pareggio. Purtroppo però la partita era quasi finita e quindi Ranocchia non ha proprio avuto il tempo materiale per fare una cazzata delle sue. Nei minuti finali Cerci si rende pericoloso. Nei minuti finali Cerci si rende pericoloso. Scusate, ma le cazzate non le so dire. Finisce così una noiosissima partita. Secondo me lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto, ma si sa che in queste partite sono i singoli episodi a fare la differenza. Ne approfitto per ringraziare e salutare tutti coloro che fra primo e secondo tempo si sono collegati al mio Periscope. È stata una bella occasione per scambiarci delle idee e delle impressioni a caldo sulla partita. Se non siete ancora iscritti qui su YouTube, iscrivetevi, anche perché tra poco usciranno tanti video come Stranezze nel calcio 6, la rivincita della Crossbar Challenge, una parodia, eccetera, eccetera. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!